Sorpresa al Mariani Pavone di Pineto, dove un Pescara in maschera esce sconfitto per 2-1 al cospetto dell'11 già ben rodato di Daniele Amaolo. Tante le seconde linee biancazzurre in campo nella penultima amichevole della stagione con la squadra con la testa già ai prossimi impegni. Schierati dal tecnico Zeman anche Biraghi, Memusciai, Selasi e Benali, prossimi alla cessione. Fra gli 11 di inizio gara e in distinta tanti giovanissimi, considerando anche l'impegno ravvicinato in Coppa Italia con il Brescia al Rigamonti. Il caldo tropicale del Mariani Pavone non ha scoraggiato i tifosi delle due formazioni, numerosi sugli spalti, oltre 800 gli spettatori. Al sesto Pineto a sorpresa in vantaggio con Pezzotti, che approfitta di un errore in disimpegno di Selasi superando Antonino. La squadra di Amaolo, sulle ali dell'entusiasmo nella primissima parte di tempo, si porta sovente in avanti, anche se all'undicesimo Benali prima impegna Giachetta e poi si procura un rigore che trasforma per l'1-1. Il Pineto è intraprendente al 19° e Gragnoli a segnare in fuorigioco con il direttore di gara che annulla. Poi qualche bella giocata fino al 37° quando c'è un brivido in area pescarese con gli attaccanti locali che però non riescono ad approfittarne. Al 40° è l'ex giocatore di Avezzano e San Nicolò Bisegna a mancare di un soffio il 2-1 per la formazione di casa. Al 45° è poi Cristiano Biraghi ad impegnare ancora Giachetta che respinge. Nella ripresa Zeman spedisce in campo quasi tutta la formazione primavera con il caldo a farla da padrone. Al 14° la squadra di Amaolo trova il raddoppio con la rete di Pezzotti che con un pallonetto chirurgico supera Fargione per il 2-1. Con tutti i baby sul terreno di gioco ad eccezione di Perrotta, le emozioni latitano e con il Pescara in evidente difficoltà. Si arriva così a fine gara senza grandi sussulti, ma con una buona opportunità al 42° per Napolano prima della fine della gara con i biancazzurri con la testa a Brescia.